piangi i tuoi grandi peccati, per i quali Cristo lasciò il grembo di suo padre e venne sulla terra. Da una vergine pura e soave, egli per noi qui nacque e volle farsi intercessore. Egli diede la vita ai morti e risanò tutte le malattie, finché arrivò il tempo che egli fosse immolato per noi, portando a lungo, inchiodato alla croce, il pesante fardello dei nostri peccati. Questo è il testo che, di un corale che Johann Sebastian Bach ha introdotto nella sua Passione secondo San Matteo. Che cos'è un corale? Il corale è una composizione musicale pensata per essere cantata da un'assemblea ad una voce con un accompagnamento semplice. Ed è un canto liturgico che si è sviluppato a partire dalla Riforma protestante del XVI secolo, ma che poi è diventata anche uso per il rito, la confessione cattolica, tant'è che noi possiamo pensare a canti come «Sei tu, Signore, il pane», «Quanta sete nel mio cuore», «Noi canteremo gloria a te», come brani, come canti, come corali che derivano direttamente dall'esperienza musicale della Riforma. Questo corale ha avuto anche nel corso della storia sviluppi compositivi molto importanti, per cui, come dicevo prima, è entrato nell'elaborazione a più voci, quindi polifonica, a far parte di opere importanti, colossali, fondamentali nella storia della musica, come la Passione appunto di San Matteo di Johann Sebastian Bach. Il corale che oggi presento è una composizione che è stata poi sviluppata e costruita anche per il repertorio organistico e serviva come la sua elaborazione organistica serviva e serve tuttora nelle chiese protestanti ma anche nel nostro rito cattolico come introduzione a quello che sarà poi il canto assembleare, quindi l'organo fa una sorta di preludio, infatti si chiama anche preludio organistico, preludio al corale, fa l'introduzione al canto che poi sarà dell'assemblea tutta. Oppure, come è il caso di quello corale di Johann Sebastian Bach che oggi presento, diventa il motivo, la linea melodica del corale semplice, diventa lo spunto per poter essere elaborata enormemente da un compositore, per esempio oggi Bach, che lo rende un capolavoro assoluto per bellezza, per intensità espressiva. Una peculiarità del corale che ascolterete stasera sarà, come spesso succede, la divisione tra le due tastiere. La melodia del corale ornata, si chiama corale ornato, quindi estremamente elaborato dal punto di vista melodico, è affidata a un registro solistico e quindi suonato con la mano destra. La mano sinistra ed il pedale che sarà sempre presente ha il compito invece di enfatizzare al massimo dal punto di vista espressivo quello che è il contenuto teologico, poetico anche del testo. Quindi nella fattispecie del corale questa sera, che è un brano di stupefacente bellezza, avrete modo anche di osservare e di sentire una serie di armonie molto complesse, elaborate e anche ardite per quello che era il gusto compositivo dell'epoca. Bene, grazie, buon ascolto ed un caro augurio a tutti di buona Pasqua.